Città di Ariano, nuova edizione del TG Web. 27 maggio 2021, ben ritrovati. Cominciamo questa edizione dalla politica. Ariano, in arrivo nuove misure di sostegno per il sociale, un nuovo bando a breve per i buoni spesa, poi sarà pubblicato un ulteriore bando per gli 80.000 euro dei fondi Zona Rossa destinati alle emergenze sociali, con aiuti a famiglie, anziani e persone fragili che hanno subito durante il periodo della Zona Rossa un aggravamento delle condizioni sociali. Inoltre, in vista della riapertura del centro sociale polivalente e dei circoli delle associazioni della terza età, si intende organizzare, nel rispetto delle norme anti-Covid, manifestazioni tematiche ed incontri sul disagio della terza età durante la pandemia. Questo l'annuncio dell'assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario. Ariano, Daniele Tiso, fondamentale lavorare con massimo rispetto per il bene della città. La Commissione Consiliare Affari Generali e Bilancio del Comune di Ariano Irpino, presieduta dal consigliere Daniele Tiso, è impegnata nell'esame preliminare ai lavori del Consiglio del bilancio di previsione. Si tratta di un momento fondamentale della vita amministrativa della città, ha commentato Tiso, quello in cui si programma concretamente ogni attività amministrativa. Stiamo esaminando ed esamineremo alcune criticità emerse nello schema di bilancio e segnalate dall'organo di revisione. Speriamo che l'amministrazione comunale si attivi affinché i lavori della Commissione e quelli successivi del Consiglio si svolgano nel massimo rispetto delle prerogative dei consiglieri e soprattutto nei tempi previsti, ha concluso Tiso. Ariano, riaperta la medicina generale. Da ieri, 26 maggio 2021, c'è stata la riconversione della medicina Covid in medicina generale. Dunque, 15 posti letto attivi e la riapertura dei ricoveri di elezione presso il reparto. Ad ogni modo, presso il presidio ospedaliero Frangipane resta attiva l'area Covid con 33 posti letto. Questo è un segnale importante per un graduale ritorno alla normalità, ha commentato il direttore generale dell'ASL Maria Morgante, che ha continuato. È importante in questa fase delicata non abbassare la guardia per non vanificare i risultati raggiunti fino ad ora. Vaccini, dal 10 giugno il via libera per tutti. Tutti potranno prenotarsi per la vaccinazione contro il Covid-19 dal 10 giugno, dunque nessuna restrizione relativa alle fasce d'età. Mentre nei primi 3 giorni del mese prossimo sarà la volta dei maturandi. A breve arriverà poi il via libera dall'EMA al vaccino anti-Covid per bambini e ragazzi dai 12 anni in su. La circolare del commissario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, sancirà la cancellazione delle restrizioni relative alle fasce d'età. Tutti gli italiani potranno così prenotare la propria vaccinazione, dando un'accelerata alla campagna vaccinale in vista dell'estate. Passiamo alla situazione Covid in Irpinia e in Campania. Sono 26 i positivi rilevati nella giornata di ieri in provincia di Avellino. 3 casi riguardano persone residenti nel comune di Monteforte, 3 di Montemiletto, 3 di Mano Calzati e di altri 14 comuni irpini. 483 sono invece i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 14.070 tamponi effettuati. 356 gli asintomatici, 147 invece i sintomatici. 1.301 i pazienti dichiarati guariti, 8 i deceduti. Solofra, l'ospedale Landolfi è declassato. L'ospedale di Solofra diventa punto di primo intervento. Messo in discussione il pronto soccorso, nonostante le cifre ne confermino la necessità. E lanciano l'allarme le istituzioni locali pronte alla mobilitazione contro la delibera di giunta regionale del 19 maggio scorso. Questo provvedimento va a decretare la rimodulazione dell'offerta assistenziale dell'azienda ospedaliera Moscati di Avellino, di fatto stabilendo l'unico pronto soccorso nel capoluogo. E di qui è nata la decisione del sindaco di Solofra, Michele Vignola, che ha convocato i consiglieri regionali Alaia, Petracca, Petitto, D'Amelio e Ciampi, oltre ai sindaci di Serino e di Montoro e i componenti della conferenza dei sindaci ASL di Avellino, per un incontro-confronto che si terrà domani 28 maggio alle ore 11 presso la Sala Maggiore di Palazzo Orsini. Cronaca, lutto nel cinema irpino, è morto Giambattista Assanti. È scomparso nella notte Giambattista Assanti, che dopo una lunga malattia si è arreso. La notizia della scomparsa del regista, originario di Mirabella e Clano, gestore tra l'altro del cinema Carmen e autore di diversi film di successo, ha lasciato sgomenta tutta la comunità irpina.
Passiamo adesso allo sport calcio. Avellino avanti nei playoff. È bastato un gol di D'Angelo ai biancoverdi per battere il Palermo e superare così il turno nei playoff promozione di Serie C. I Lupi hanno pareggiato la sconfitta patita nel match di andata e dunque si sono classificati in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season. I ragazzi di Brai attendono adesso di conoscere il nome del prossimo avversario nella corsa alla Serie B. Questa era l'ultima notizia. Io, come sempre, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.